2014, Simone Bonardi per Garmin. Quali sono le novità quest'anno? Ciao Massimo, un'importante novità è il nuovo G3X Touch con display da 10.6 pollici touchscreen, che lo vediamo alle nostre spalle. Quali sono le caratteristiche principali? Le caratteristiche principali del nuovo G3X sono innanzitutto il grande display touchscreen, che non si era mai visto prima in uno strumento Live Sport Experimental di Garmin. C'è da dire anche il nuovissimo autopilota 2 e 3 assi, il nuovo transponder modo S remoto, la nuova radio con interfono 3D remota e tutto quello che offre il nuovo G3X. Quindi questo monitor è in grado di visualizzare tutti i parametri, sia volo, motore che GPS? Esatto Massimo, questo strumento rappresenta nella schermata principale le funzioni PFD, cioè le funzioni Primary Flight Display di volo, la parte GPS e la parte motore. Nella parte invece superiore dello schermo possiamo trovare i dispositivi remoti come le radio, possiamo mettere una o due radio con ricevitore VOR anche, il transponder e lo stato dell'autopilota. Bene, quindi il dispositivo è compatibile con tutti gli apparati radio Garmin o anche di altre marche? No, funziona con apparati Garmin, è una suite completa dedicata all'aereo experimental e Live Sport. Quindi una volta interfacciati tutti gli apparati Garmin è possibile avere il controllo direttamente sullo schermo? Esatto, questa è una funzione estremamente bella perché non serve più andare ad agire sui dispositivi esterni, ma basta direttamente dal monitor con dei semplici tocchi comandare tutto quello che è intorno al display. Direi una grande novità.